vediamo oggi un esercizio che riguarda le braccia in stazione retta, però prima di eseguirlo ci stretchiamo a quattro zampe, facciamo l'esercizio che avete già visto che riguardava i pettorali per affaticare un pochino le braccia e per attivare un po' anche la parte pettorale e dei tricipiti, poi ci alziamo e lo eseguiamo. Ci mettiamo a quattro zampe e facciamo un esercizio di piegamenti sulle braccia classico che abbiamo visto l'altra volta. Quindi mani alla larghezza delle spalle, facciamo una flessione delle braccia, distendiamo. Lo eseguiamo un po' di volte finché ci sentiamo affaticati, buttiamo fuori l'aria in alto, teniamo gli addominali e cerchiamo di stare il più possibile allineati con il busto. Dopodiché ci stretchiamo velocemente, ci alziamo, recuperiamo la nostra posizione retta che ci è tanto familiare, quindi gambe leggermente aperte alla larghezza delle spalle, contraiamo le gambe, contraiamo gli addominali e ci distendiamo verso l'alto. Distendiamo fuori le braccia perpendicolari a noi e facciamo delle rotazioni, dei cerchiolini. E cerchiamo di percepire un affaticamento delle spalle che va a combinarsi con una tenuta degli addominali, una distensione della colonna verso l'alto. Poi iniziamo a sentire anche altre parti del corpo, teniamo contratti gli uteri e teniamo in tenuta le gambe. Dopodiché facciamo delle aperture davanti a noi, in questo modo, cioè chiudiamo e poi apriamo, e eseguiamo una ventina e aumentiamo anche un po' il ritmo se vogliamo, sempre nel rispetto di tutti gli altri muscoli che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Dopodiché ci avviciniamo alle spalle e distendiamo le braccia verso l'alto, anche con una certa, diciamo, intensità. Poi ritorniamo alla posizione iniziale e manteniamo la posizione al massimo che possiamo. E stoppiamo. Dopodiché facciamo degli esercizi di stretching che riguardano le parti che abbiamo utilizzato per quanto riguarda le braccia. Quindi facciamo questo tipo di stretch, andando leggermente in torsione con il busto. Lo possiamo eseguire in alto, sul tricipite e sulla parte laterale del busto. Distendiamo le braccia in avanti, abbassando le spalle, distendendo le gambe e portando il collo in allungo in alto e indietro, in modo da percepire uno stretching sui trapezi e sulla parte posteriore del collo. E poi, come ultimo, rimettiamo questa posizione che avevamo utilizzato per affaticare le spalle e apriamo in fuori le nostre braccia per sentire che si stretchano. E stop. Quindi, ricapitolando, piegamenti. Poi ci alziamo e facciamo tutti questi movimenti sulle braccia. Li facciamo 15, 20, anche 30 ripetizioni. Andiamo avanti finché sentiamo che questa parte del nostro corpo è molto affaticata e quindi sta lavorando. E nel frattempo teniamo tutto il resto del corpo. Buon lavoro a tutti!